Hello! Allora, ragazzuoli, la terra è incantata. Vi voglio subito, diciamo, dare un'anticipazione. Sto livello ho provato già una volta a registrarlo e purtroppo sono morto miseramente. Perché? Perché, allora, di base sto livello anche nell'originale era un po' incasinato per colpa del gioco, e attenzione, purtroppo erano i primi tempi dove si sviluppavano giochi in 3D e c'erano un po' di problemi di sviluppo. Ahimè, questo livello complica troppo le cose, perché comunque Dan prende molti più danni. I nemici che dovremmo affrontare, i demoni, sono cambiati come pattern, non si riesce, diciamo, a prevederli nel modo giusto. E insomma, è un grosso casino. Poi, vabbè, tutte le problematiche legate a tante altre cose, ma ve le risparmio. Diciamo che questo livello è la conseguenza del fatto, cioè, diciamo che ci vuole, dimostra come effettivamente questo remake abbia un po' di problematici. Torno a ripetere, visivamente è anche bellissimo da vedere. Cioè, raga, la foresta incantata di questo gioco è bellissima, mi piace un casino. Ma si porta dietro alcuni grossi problemucci. Detto ciò, speriamo di non subire troppi danni, perché sennò non riesco a finire sto livello. Il boss lo hanno reso, se possibile, più difficile di prima. Perché il primo, cioè, diciamo che nell'originale era semplice, molto semplice. Ma qui si complicano le cose per mezzo di comandi scomodi e tutto il resto. Insomma, non si riesce a venirne facilmente a capo. Io mi sto limitando ad utilizzare l'arco perché vorrei cercare di non prendere troppi danni. Se riesco a evitare la maggior parte dei danni, riesco ad arrivare con un po' di vita in più, è meglio. Fortunatamente hanno aggiunto questa funzione di carica dell'arco, che fa un bel po' di danni. Se ne sono altri. Allora, torniamo un attimo indietro. Questo livello poi, fra l'altro, si biforca pure, perché andando di qua si va a fare un livello bonus che non completa questa zona e non ci fa andare avanti. Un tempo c'era una congrega di streghe nelle grotte dietro il cimitero sulla collina. Da allora la foresta ha perso definitivamente il suo profumo. Vabbè, andiamo. Noi dovremmo andare di qua, ma non ci fa andare il gioco, ovviamente, perché vedete, verremo blastati, quindi non va bene. Qua dove sei? Praticamente questo dovrebbe essere uno scivolone che ci porta da su a giù. Vabbè, ce ne vede qui. C'è un altro libro. L'uccello drago siede sulla sua montagna. Ecco, uno dei primi problemi era proprio l'uccello drago. Fa un sacco di danni e danna difficoltà a spingere delle uova che ci servono per raccogliere gli oggetti che ci sono dentro. Quindi già questo è un problema, pure abbastanza importante. Poi un altro problema grosso è che c'è solo questa fontana, fondamentalmente. Quindi, pure se prendiamo dei danni, noi riusciamo a risollevarci. Non lo so, avrei dovuto probabilmente forse affrontare l'altro livello prima di fare questo, però il livello delle formiche io preferisco lasciarlo sempre per dopo, perché è un bel po' incasinato. Tra l'altro, sicuramente questo livello sarà abbastanza lungo da impedirmi da farne un secondo in successione, quindi dovrò registrare solo questo, fondamentalmente. Poi la prossima volta dovrò registrare solo il livello delle formiche, quindi non lo so, non lo so. È un po' un macello come hanno gestita sta roba. Il fatto che hanno aumentato i danni subiti da Daniel ci rende le cose un bel po' più complicate.
Anche perché, per dire, no, nel remake su PSP, pagando con i soldi di gioco, si poteva anche recuperare la vita. Avessero messo questa funzione, sarebbe tutto molto più semplice. Le fontane della salute addirittura potremmo evitarle. E invece no, ci tocca prendere danni e stare zitti. Facciamo una cosa, mettiamo lo scudo di bronzo. Questo qua lo uso, me ne frega proprio. Se devo subire danni per colpa di danni, tanto vale sacrificare gli scudi. E questo è uno dei casi dove usare gli scudi serve. Daniel, però... ho preso il danno. Non mi ci devo spiegare perché. Io mi ero parato. Ok. Da ste parti ci dovrebbe essere una scorciatoia per scendere direttamente giù, mi pare. Forse ricordo male. Insomma, sto remake mi sta facendo un po' rimpiangere l'originale, in realtà. Dovesse capitare, magari un giorno vi faccio vedere l'originale com'era. E comunque, torno a ripetere, non è che l'originale fosse esente da difetti, l'originale ne teneva un sacco, però era un po' più gestibile di questo. Questo veramente a volte ti fa cascare la voglia di giocare per alcuni problemucci che non hanno risolto. Sono contento che hanno messo questa telecamera con lo stick, perché veramente un altro dei problemi grossi di sto medievale era proprio quello. Ma per il resto c'è ancora un po' da lavorare. Ora sto iniziando un po' a comprendere alcune critiche che erano mosse su questo, diciamo, gioco, su questo titolo. Vado alle scatole. Alla larga, questa porta conduce alla tomba dei demoni delle tenebre. Speriamo di non morire prima, però. No, ma dai! Ma boccetta buttata così, ma porca miseria. Una boccetta sacrificata così perché il gioco ha deciso di sì. Non osate entrare. I demoni delle tenebre sono seppelliti qui, banditi dal mondo del bene e della luce, fino a quando la terra non si aprirà. Nessuno, neanche il sinistro Zarok, può liberarli senza il sinistro. Che noi abbiamo? Abbiamo preso nella città incantata, quindi nella città addormentata, quindi tutto a posto, possiamo andare avanti. Nell'originale, se mi ricordo bene, qua c'era un alone di Zarok che in pratica ci faceva uscire da questo livello per andare avanti. Qua questa cosa l'hanno tolta totalmente, perché bisogna andare avanti così. No, aspetta, ho sbagliato. Questo perché comunque nel coso c'è anche una cosa per tornare nella mappa, è tutto ovviamente giustificato. Ce l'abbiamo qua un mercante a disposizione, io quasi quasi voglio incantare la spada. Sir Daniel, devi procurarti il talismano dei demoni delle tenebre. È una reliquia sacrilega, tuttavia ti permetterà di attraversare il loro territorio. Allora, se ricordo bene, Olè. Mi incominciano i balli, raga, madonna mia, sti demoni sono troppo forti, madonna. Tolgono un sacco di vita e hanno messo delle robe in più che in pratica permettono di schivare. Io se trovo un mercante
mi prendo subito la briga di potenziare la spada, perché veramente. Allora, qua c'è il talismano, va benissimo. Poi qua c'è il calice, ci si torna dopo, e va bene. Bisogna andare di qua. Su. Dove sta il primo demone? Che cosa hai fatto? Ancora una volta i demoni delle tenebre mettono a ferro e fuoco la regione, e questo per colpa tua. Sono le creature più devastatrici e miserabili della storia del mondo, e tu hai restituito loro la libertà anzitempo. A quest'ora saranno in marcia verso il castello del re Pellegrino. Il regno di Gallumir è spacciato. Cioè, guardate quanti danni fanno. E si permettono anche il lusso di schivare. Ma guardate qua, guarda. E io come dovrei fare a gestire sta roba, ma dai. Macello immondo. Io forse c'è un modo, va. Con l'arco infuocato sono riuscito a fare un po' di danni in più. Cioè, guardate una bottiglietta buttata così. Oh, dai. Allora incantiamo la spada, va. È sicuramente un altro paio qua in giro. Siamo qua. Questo
nuovo boss, e questo sarà veramente un macello. Allora, sto boss c'ha il brutto vizio di muovere la piattaforma su cui siede, su cui si combatte, e quindi in pratica si cade giù una marea di volte. Poi bisogna evitare gli attacchi che fanno un male cane. Mi dovete spiegare perché l'hanno reso così impossibile sto livello. No, no, ma dai, regalato proprio. Ma dai! Ma che stronzata! Me ne frega niente che sto buttando le lance. Preoccupa. Le lance si comprano, nel tempo che ci butto a fare voi no. Madonna che schifo. Cioè guardate un po', io avrei dovuto gestire quell'unica fontana in questo livello e le altre le mettono qua. Che senso ha? E questo non era manco un boss difficile, alla fine è una cavolata, però porca miseria. Uno. Quasi quasi compro il set completo di lance di nuovo. Ne ho un bisogno veramente. Dai, su. Ok. Boh, bisogna tornare un secondo veramente nell'ultima zona dove siamo stati. Nella tomba. Te pareva. Guarda se uno deve fare sto casino per prendere una stupida coppa idiota. Eccola qua. Sono le ore da attendere. Allora, si va. Ah, dicevo io. Ma dovrebbe esserci qua giù un... No, dall'altro lato. Eccolo. Non sicuro ci sono un paio di te. Ah no. Ma no. Cioè andiamo carichi. Allora, tu. Ma sì, sacrifichiamolo, va. Una lancia. Poi teniamo le tre lance pronte, non si sa mai, queste fanno un sacco di danno.
Allora, lei no. Lui sì. Lui no. Lui no. Oh, quindi soltanto lo scudo dorato. Perfetto. Va benissimo così. Scese di nuovo in gamba, yeah? Vabbè, questo poi mi fa schiantata di risate. La gente mi chiede, Sturmguard, che ne pensi di questa spada? E di quest'ascia? Ma io rispondo, nein! La guerra moderna è una questione di scienza! La scienza degli scudi! Forse dovresti accettare il mio scudo, yeah? È magico, Air Fortescue. Alcuni sostengono che sia meglio avere una spada magica piuttosto che uno scudo. Sono veri idioti! Sì, ma stai calmo. Se lo userai come si deve, questo scudo ti renderà invincibile. Che poi in realtà non è vero niente. Semplicemente, siccome non si ritrovano cariche per lo scudo, dovete semplicemente comprarla. Mi pare che tipo una costa pure un sacco. Fatemi vedere. Una costa 120. Che poi magico, una parola grossa, però vabbè. Vabbè. Mettiamo. Vabbè, in realtà teniamo questo. Questo qua si può ricaricare. Vabbè. Raga, il video finisce qua. La prossima volta io sto pensando di continuare di nuovo dalla foresta incantata per fare il sottolivello che non abbiamo fatto e poi andare di qua. Sono tutti livelli abbastanza lunghi e incasinati, ci conviene quasi quasi svilupparli a un livello alla volta. Vabbè, vi ringrazio per la visione e alla prossima.